Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Video molto breve per comunicarvi cosa ne penso io personalmente del trasferimento dell'ufficialità arrivata ieri sera riguardante la cessione a titolo temporaneo di Simone Pinna all'Ascoli. Ricordo brevemente la formula con cui è stato ceduto il classe 97, prestito semestrale secco, quindi senza obbligo o diritto di riscatto da parte dell'Ascoli, nessun controriscatto, quindi prestito secco fino a giugno 2021, il 30 giugno. Cosa dire di questa operazione, raga? Allora, sinceramente era un'operazione che ci si poteva aspettare tranquillamente, un giocatore che comunque non ha mai calcato il campo né Serie A né tantomeno Coppa Italia, ha giocato solamente qualche spezzone, qualche minuto nelle amichevoli, e secondo me comunque era una cessione che sì, poteva starci tranquillamente. Certo è che questa cosa che non giochi un pochino fa preoccupare, perché se a sinistra abbiamo qualcuno che comunque sì, i terzini lì sono due, quindi o gioca uno o gioca l'altro comunque, a destra ci ritroviamo un pochettino più di giocatori. Abbiamo comunque Zappa, che in questo momento è il titolare indiscusso, c'è Farago che in questo momento è infortunato ma dovrebbe essere rincalzo, salvo poi altre trattative perché comunque sarebbe cercato comunque da Sampdoria e Bologna in questo momento Farago, Pisacane che anche lui sembrerebbe in destinazione Lecce, è comunque un altro ripiego verso a destra, quindi comunque i terzini a destra non ci mancano e poi c'era Simone Pinna che non gioca né con Di Francesco, non giocava né tantomeno con Maran. Maran che anche lui spesso gli preferiva Pisacane a destra come terzino, e questa cosa comunque un pochettino ci faceva un po' storcere il naso. Più o meno tutti ci siamo fatti questa domanda, se il perché Pinna non giocasse, perché comunque nelle poche partite che ha giocato la scorsa stagione, quelle uniche due partite che ha giocato la scorsa stagione, cioè il primo turno di Coppa Italia del Cagliari, vinto tra l'altro 2-1 contro il Chievo Verona e la Sardegna Arena, e poi il match, sempre la Sardegna Arena, ha perso 1-0 contro il Brescia, la prima di campionato, dove Pinna appunto ha calcato il campo e non ha sfigurato, secondo me, in entrambe le partite non aveva sfigurato, quella contro il Brescia un po' meno ovviamente, però contro il Chievo secondo me è stato tra i migliori in campo, ve lo dico a mani basse, io me la ricordo bene quella partita, la vidi. E vidi comunque un terzino molto di spinta, vidi un terzino comunque che aveva anche un buon piede, perché comunque i cross li faceva bene. E secondo me comunque puntarci così poteva essere una buona cosa. Ovviamente ci potrebbero essere delle motivazioni, potrebbe essere un motivo legato magari alla condizione fisica, magari non riesce a entrare in condizione facilmente. C'è da dire che comunque lui ha avuto un infortunio, da quello che si leggeva, ha avuto un infortunio abbastanza pesante, mi sembra, al ginocchio, quindi comunque è stato fuori per un po', verso novembre, dicembre. Però comunque adesso sta bene, è sempre rimasto comunque tra i convocati, però non è mai entrato in campo, è sempre rimasto in panchina. Questa cessione all'Ascoli, come anche la cessione che c'è stata l'anno scorso all'Empoli, potrebbe essere, come dire, un'opportunità per mettersi in mostra, sperando che comunque giochi un po' di più. Perché ad Empoli comunque ha giocato molto poco, ha giocato mi sembra 4-5 partite, non di più. All'Ascoli speriamo possa trovare, diciamo, la sua dimensione, speriamo possa, diciamo, finalmente sbocciare come giocatore, perché comunque è classe 97, ha 23 anni, non è ovviamente non è più giovanissimo, ma è comunque un giocatore che può tranquillamente fare il suo percorso ancora, ha ancora, diciamo, molti anni di carriera davanti e secondo me potrebbe diventare un buon giocatore. Fatemi sapere cosa ne pensate poi. Quindi questo è quello che penso io riguardante Simone Pinna. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io vi saluto. Forza, castello sempre. E ciao ciao.